Carissimi telespettatori, buonasera, benvenuti a Salute in forma. Intanto grazie per il consenso che date a questa trasmissione, testimoniato anche dalle email o dalle telefonate che riceve Patrizia in segreteria. Lei è la nostra segretaria di produzione e grazie ancora per il seguito e l'ascolto che continuamente ci assicurate. Questa sera abbiamo ospite con noi una persona molto conosciuta qui in Romagna, non solo in Romagna, ed è un fisiatra, nasce come fisiatra ma eh, finisce diciamo, la sua carriera in ospedale ma lo continua poi nel privato eh, come riabilitatore. Eh, è un termine oggi eh, mi ha spiegato che è fisiatra è anche riabilitatore dal punto di vista di, eh, della specializzazione. Ed è il dottor Germano Pestelli, intanto Germano grazie di essere intervenuto nella te. nostra trasmissione e eh, l'abbiamo coinvolto anche grazie al centro Engel eh, in cui eh, attualmente lui presta attività e ringraziamo anche la dottoressa Donatella Dallagata che eh, ci ha un pochino aiutato a gestire questa trasmissione. Il eh, discorso di questa sera è un discorso molto importante. Molte volte molte persone, soprattutto donne eh, di una certa età, eh, hanno problemi spesso di incontinenza urinaria oppure ci sono problemi di stitichezza. Germano mi spiegava come la riabilitazione si è diventata sempre più a vasto raggio. Ecco, su, su questi aspetti, Germano, come eh, si, si interviene? Qual è il percorso che ci permette di affrontare questi aspetti della donna, questo percorso donna? Beh, il, percorso donna, il concetto della riabilitazione femminile è rivolto a tutte quelle disabilità secondarie a patologie della sfera femminile. Eh, come quelle che dicevi tu, che sono anche della sfera maschile, perché l'incontinenza e la stipsi possono essere anche della sfera maschile, ma che nel 90% dei, delle persone eh, che ne sono affette eh, queste sono eh, donne. Eh, sono le due disfunzioni che, di cui tu parlavi, cioè quella della stipsi e quella dell'incontinenza dell neara, sono due disfunzioni, eh, se vogliamo non gravissime, perché la stipsi chiaramente. Si gestisce con la riabilitazione la stipsi non organica, ecco, quindi se uno ha una neoformazione del retto, è ovvio che la riabilitazione non è indicata, però se uno ha una stipsi da alterata dinamicità dei due muscoli che sono preposti alla defecazione, eh, di cui uno si deve stringere e l'altro si deve allargare, fondamentalmente. Quindi le persone non hanno in sé la funzione motoria come, quando, come uno che si muova male, diciamo così e questa si trasforma in una permanenza delle feci a livello della parte distale del tubo digerente quindi con l'indurimento delle stesse quindi con una stipsi ostinata che a volte dura anche diversi giorni in genere si prendono dei purganti e tu sai benissimo che il purgante è un presidio non dico che non si debba prendere ecco che poi non è, non è molto fisiologico perché di fatto va un pochettino ad alterare quelle che sono la Penso flora batterica, intestinale e quant'altro. Eh, delle complicanze, per esempio, ci possono essere dei prolassi, ci possono essere dei problemi anche importanti. Assolutamente dietro. sì, perché uno spinge in maniera spropositata, mentre l'incontinenza urinaria femminile, che è molto frequente nel postpartum della donna, è fastidiosissima, perché ci sono delle donne che danno un colpo di tosse. E esce un pochettino di urina, quindi si sporcano, si bagnano e quant'altro, è una cosa molto fastidiosa ecco, Prima hai parlato appunto, hai detto il problema è anche dei maschi, però giustamente la trasmissione perché si orienta verso una riabilitazione femminile? Ci vuole una particolare sensibilità, perché a un certo punto avete creato all'Engel questo progetto? Perché la riabilitazione femminile ha delle, non tanto perché. Eh, Con il discorso della par condicio che anche vediamo anche nel Parlamento e anche da altre parti viene tirata fuori, sia di moda, ma perché la presa in carico eh, di una donna comporta una filosofia diversa diciamo, rispetto a quella dell'uomo non che la donna sia più fragile che non è assolutamente vero che la donna sia più fragile dell'uomo, ma ci sono alcune disabilità, alcune patologie che danno disabilità che meritano una presa in carico specifica eh, della donna, per cui si è pensato di codificare questa serie che poi sono quelle che sono le patologie che sono descritte in questa diapositiva sotto la dizione di riabilitazione di genere femminile, quindi dedicata fondamentalmente alla donna, quindi con un team di professionisti che si prende in carico, che coccola, diciamo così, la donna, prendendo in carico da un punto di vista sia Fisico, quindi patologia d'organo, che psicologico, quindi preso in carico della persona. Ecco, quindi sì, è anche questa parte di competenze che sono specifiche per la donna, cioè, quindi sì. l'aspetto ginecologico, l'aspetto anche urologico, eh, perché non c'è solo quello. Poi vedevo che eh, c'è tutto il discorso anche della problematica della menopausa, eh, sì. situazioni ortopediche reumatologiche, no, e reumatologiche. Quindi... la problematica della menopausa legata prevalentemente al problema dell'osteoporosi, quindi uh, un discorso che va eh, non tanto nella cura specifica farmacologica dell'osteoporosi, ma in tutto quello che riguarda l'osteoporosi per un discorso di, di attività fisico-motoria. Tu sai benissimo che se noi non coadiuvamo eh, eh, la parte farmacologica a cui possiamo credere più o meno con una parte che è uno stile di vita, quindi eh, dire alle donne di fumare di meno o di non fumare e soprattutto questi famosi eh, 60-120 minuti, quindi da un'ora alle due ore di attività motoria, quindi bas basta una passeggiata al giorno, l'esposizione al sole, se noi non diamo queste funzioni qui la, non vengono attivati i fenomeni metabolici dell'osso per cui l'osso peggiora la situazione. Se una donna, e qui va anche l'attività fisico-motoria, cade perché ha perso il de il de il, si deve ricondizionare da un punto di vista muscolare perché, tu sai, che il muscolo poi viene sostituito dalla parte contrattile con la parte connettivale, inciampa banalmente in un tappeto, cade per terra e si rompe un femore. Senti, prima eh, parlavamo appunto di lavoro di gruppo, in una precedente trasmissione abbiamo anche parlato di del ruolo che ha oggi il riabilitatore, insomma, no? E avevi accennato ad una similitudine eh, come un coordinatore, non una qualche maniera di un gruppo. Eh, mh, in questo caso quali sono le eh, pluriprofessionalità eh, che utilizzi? Eh... Sì, tu, tu, tu sai che è un gruppo, che la, è come una squadra di calcio, no? Una squadra di calcio, io lo dico sempre, proprio la settimana scorsa era scuteri e parlavo proprio di lavoro in team, no? Allora Abbiamo dei giocatori, non faccio nome per citare le squadre, che sono dei fuoriclasse che fanno gol, ma se non trova eh, il faticatore di centrocampo che gli porta la palla da mettere in porta, questo gol non riesce ad andare a prendere. Certo. Quindi i fuoriclasse sono importanti, però devono avere un supporto di squadra. Quindi è, come diceva un carissimo amico, che è il professor Basaglia di Ferrara, il professionista giusto al momento giusto che cura il paziente nella maniera corretta, nella maniera giusta. È ovvio che su una sfaccettatura come tutte quelle patologie che tu hai visto nella diapositiva precedente occorre un team sulla gestione della persona. Ad esempio, una persona che ha avuto un intervento di mastectomia per un tumore al seno. È ovvio che occorre l'oncologo, è ovvio che occorre il chirurgo, è ovvio che occorre il riabilitatore, è ovvio che occorre il fisioterapista, è ovvio che occorre il fisioterapista esperto in linfodrenaggio manuale. È ovvio che occorre lo psicologo, perché è una condizione psicologica per la donna non indifferente, di qui il discorso di reputazione di genere femminile. Quindi un'impresa in carico globale dei vari bisogni della persona per condurre una qualità di vita migliore, in estrema sintesi. Ecco, mi piacerebbe approfondire un attimino, ma forse lo faremo di più nella seconda parte. Hai fatto questo passaggio molto delicato sul discorso dell'esposizione al sole, che non tutti... Fanno perché, magari, si preferisce dare delle terapie chimiche, insomma del calcio oppure del beta carotene, della vitamina D3, però a volte si dimentica un po' questo aspetto dell'esposizione. Eh, se non tu non l'attivi con l'esposizione al sole, la vitamina D3 funziona meno di quello che dovrebbe funzionare. Eh, perché l'esposizione al sole con tutto adesso non stiamo qui a parlare di quello che succede a livello chimico nel corpo no, umano perché sarebbe è, è troppo lungo è un'indicazione eh, importante esatto, co, come il cammino, come il muoversi, il caricare cioè quando uno ha una frattura una volta che la frattura sta guarendo non gli si dice usa sempre i bastoni comincia a caricare perché il peso del corpo scatena l'effetto piezoelettrico cioè ci hanno delle, delle linee di forza a livello della frattura o a livello dell'osso se non è fratturato che produce un effetto benefico sulla formazione di callosso Infatti, le persone, ti ricordo una volta quando persone portavano dei gessi e stavano due mesi a camminare, diventavano avevano, diventavano osteoporotiche di fatto nel distretto che non caricavano e avevano dei ritardi di consolidazione notevoli, cosa che adesso non succede più. Su questo aspetto dell'osteoporosio comunque che interessa questo percorso donna in maniera più importante, certo. che purtroppo per l'uomo. Torneremo nella seconda parte della trasmissione. Adesso diamo a Carlo un breve spazio, un tempo per un breve spazio pubblicitario. Ringraziamo il centro Engel, che ci ha permesso di ospitare il dottor Germano Pestelli, che è un carissimo amico e collega, da tanti anni abbiamo mangiato pane ospedale e oggi ci ritroviamo ancora qua eh, sulla breccia assieme. Eh, intanto il discorso abbiamo parlato di riabilitazione, abbiamo parlato del percorso di una riabilitazione femminile che il centro Engel sta mettendo a punto e che ci sembra particolarmente interessante, abbiamo avuto diverse domande dalle telespettatrici su questi aspetti, soprattutto sul discorso dell'incontinenza, della stipsi eccetera, che abbiamo trattato nella prima parte. In questa parte eh, mi interessa parlare un pochino della, de, di quello che è importante dal punto di vista eh, per, per la donna, per la donna in menopausa in particolare: il movimento, l'attività fisica, eh, un po' l'alimentazione e lo stile di vita in generale. Come dicevamo prima, il movimento è basilare per uh, due funzioni. Per, quello, primo perché eh, riattiva l'osteogenesi, quindi ritarda l'invecchiamento dell'osso o addirittura lo migliora, secondariamente perché il movimento dà equilibrio. Siccome il concetto è quello di non fare cadere le persone, e se tu una persona ha una forza muscolare buona e ha una capacità di equilibrio, quando sta per cadere si riprende, cioè ha un'azione riflessa per cui mantiene in piedi. Se ha poca muscolatura, le linee di forza superano la sua muscolatura e quindi cade. Ci sono dei lavori scientifici interessantissimi che vengono pubblicati e pubblicizzati poco. Le, fratture, le cadute che causano fratture da un'attività fisica eh, diciamo così costante vengono ridotte in una misura del 25-30%. Per avere una, così, una non frattura da trattamento farmacologico di carattere complesso, quindi escluso ovviamente la vitamina D e il calcio, quindi altre tipologie di prodotti, hai un risultato buono ogni 200 persone trattate. E quindi con un discorso di questo tipo la scelta che tu devi fare di buonsenso, di risparmio e di correttezza nei confronti del sistema che paga e del sistema che riceve, è quella di dire alle persone che facciano attività fisico-motoria. Certo che ci sono persone che la possono fare, ci sono altre persone che non la possono fare, a quel punto arrivi col discorso farmacologico. Eh, sostanzialmente stiamo arrivando eh, piano piano ad un discorso di, di personalizzazione del progetto, cioè la riabilitazione è al femminile, però in realtà. Il, eh, ogni, ogni paziente, persona chiamiamole che possono accedere a questo percorso ha un percorso personalizzato sulla base dei suoi bisogni se sì, la persona verrà vista farà un esame specifico che è la densitometria ossea anzi il mese di aprile ci sarà una lunedì mi sembra che ci siano delle misurazioni gratuite della densità ossea con un apparecchio particolare che misura la densità ossea eh, la persona verrà presa in carico verrà fatto un percorso personalizzato, verrà addirittura fatta una serata con un'ora un e mezzo, due ore di formazione sulla persona, su quella che è l'osteoporosi, del perché viene e di quali sono le possibilità di curarla in modo corretto. Poi dopo ci saranno dei corsi di attività fisico-motoria specifica, di recupero muscolare, di riallungamento, di riposturizzazione della colonna e di quello che è l'assetto di carico della persona. Che possono durare in funzione di quello che la persona vorrà farli, ma ecco, dovrebbero durare teoricamente sempre, cioè due eh, volte, eh, tre volte alla settimana per dieci mesi. Hai cioè. sfiorato un argomento che eh, ci è particolarmente a cuore, è quello della postura. Non pensi che in Italia ci sia stato in questi anni un eccesso di ortopedici, chirurghi e una scarsità di posturologi? Ma guarda, il mio maestro diceva che ogni schiena è quella che doveva essere riguardo a quello che è il concetto del dolore vertebrale. Tu sai che il mal di schiena, ad esempio uno scoliotico, non ha mal di schiena di più rispetto a uno scoliotico e noi andiamo a curare la scoliosi nei, nei, nei ragazzi facendone degli psicopatici delle volte, nel senso che portare un busto a 14, 13, 14 anni diventa un problema psicologico notevole. Per Correggere poco una colonna, tante volte che comunque nell'evoluzione del. quello che dà fastidio non è tanto l'assetto della colonna inteso come scheletro, è la disfunzione muscolare. Cioè quando tu hai dei muscoli che non sostengono o che lavorano male, è lì nel momento in cui tu hai lo squilibrio muscolare, per cui devi andare a correggere comunque la muscolatura, a rinforzare la muscolatura. Non mi interessa se ho una curva di 10 o di 12 gradi, non cambia nulla, mi interessa avere dei muscoli che mi sostengono l'impalcatura, è lì che bisogna lavorare. Poi dopo, sul discorso degli interventi o dei non interventi, sai benissimo che la medicina purtroppo tante volte non ha una scienza esatta e tante volte purtroppo è anche un'opinione. Per cui tante cose possono essere trattate chirurgicamente o conservativamente. Però questo sguardo nuovo che hai il riabilitatore, che è uno sguardo molto listico, no? come sì. hai già detto in un'altra trasmissione, permette di guardare non solo. L'aspetto, non so, il ginocchio o, o, o l'aspetto schiena, eh, l'aspetto colonna vertebrale o dolore o lombalgia, ma permette di guardare la persona tu, nel suo, nella sua interezza. Devi prendere in carico la persona, perché il ginocchio che fa male in una persona che ha una condizione sociale di un certo tipo o di un altro è diverso. Una persona osteoporotica che ha la possibilità di fare un'attività fisico-motoria perché magari economicamente riesce a farla o quella che non le ha alla fine ha un'evoluzione diversa, ha la stessa patologia. Ma con un'evoluzione assolutamente diversa, per cui devo personalizzare, non abbandonare la persona, eh? dire so, lei non fa questo bene, allora si arrangi. No, no, io perdi incarico comunque la persona cercando di andare incontro a quelle che sono le sue possibilità di tutti i tipi e cercando di personalizzare il più possibile la gestione del trattamento. Eh, su questo discorso, proprio perché hai, hai sempre avuto questa mentalità aperta, ehm, non solo farmaci, non solo chimica, esistono le cosiddette medicine naturali, terapie naturali, sì. eh, questi aspetti di medicina complementare, in cui, almeno leggevo ultimamente nel British, in Europa andiamo, per esempio in Germania, addirittura l'80% della popolazione che ha avuto nella sua vita almeno un contatto con una medicina cosiddetta non convenzionale o complementare. Mi interessava sapere un tuo parere perché hai uno sguardo anche non solo lo, ben, ben lungi dall'essere locale, hai visto anche altre culture nella tua. Ti, ti do il mio parere con un aneddoto. Eh, in America i condroprotettori si vendono al supermercato, tu vai al supermercato, ma io sono stato in America per volta nell'88, eh, compra un barattolone con 200 compresse dentro che costa 10-15 dollari, neanche poco, gli americani ingurgitano queste compresse a Iosa, siccome in America pagano, le assicurazioni pagano, fanno delle ricerche del se di settore, hanno visto che la generazione successiva, che la generazione a cui aveva cominciato a prendere i condoprotettori, ricorreva meno a coperture assicurative per le patologie osteoarticolari degenerative. Sono farmaci naturali contro il protettore. Cosa vuol dire? Che al di là del fatto che uno possa credere perché noi siamo sempre di parte, no? Prendiamo, funziona, questo è sempre bravo, questo è sempre somano, mica vero. Ecco, cioè alla fine il concetto è di valutare un attimo anche scientificamente se qualcosa funziona o non funziona. Capito? Sulle medicine naturali la ricerca ha segnato un po' il passo, nel senso che si è fatto un pochettino dopo rispetto perché c'erano meno soldi per poter fare una certo. ricerca. Però io uso da, da qualche tempo medicine naturali e per quello che riguarda i sintomi che avevo, banalmente anche su una banale gastrite, mi trovo esattamente bene come quando prendevo il farmaco. Questo te lo dico a mio dici, ma come tu dici fatto, un fatto così particolare non puoi generalizzarlo, però il concetto è che la medicina Pareva naturale è, va assolutamente seguita, secondo me l'efficacia è, 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 è quando, quando funziona. L'efficacia è quanto funziona. Quando funziona. Sì. Il no, farmaco anche... più usato negli Stati Uniti per il dolore è la tachipirina. Eh. te dai la tachipirina in ambulatorio a un italiano e dici ma cos, cosa mi ha dato il dottore? Questo ah. la prendi in farmacia senza bisogno della ricetta. Cioè, fai vieni diminuito nella tua professionalità perché dai un farmaco di uso comune ma efficace. Sì, questo aspetto qui sarebbe un aspetto comunque, questo delle medicine. Abbiamo fatto una trasmissione anche sull'omeopatia è molto molto seguita da questo punto di vista qui, ma questo è tutto un altro un percorso, campo. Certo. Mi interessava sentire da te, così in conclusione della trasmissione, che cosa vedi un po' eh, nel futuro di, di questi percorsi, cioè pensi di, a, di, oltre al percorso al femminile, di attivare altri percorsi nelle strutture dove tu eh, operi? Sai, dopo bisogna vedere quanto si riesce a fare quanto è la possibilità di investimento, ecco sicuramente quello dell'aviazione femminile è un bel percorso secondo me che porta via risorse, porta via tempo, deve funzionare bene. Ecco, se, se, se viene capito e viene compreso è un percorso che non può non funzionare perché come hai visto c'è una sfilza, passami il termine, di disabilità e di patologie eh, che servono, che sono un servizio alle persone che, che, che seguono questo, questo percorso particolare poi ci sarebbero altri percorsi ma in una popolazione che è invecchia, ad esempio, fare un qualcosa di prevenzione per l'anziano, uomo se, e donna che sia, percorso eh, stile di vita, mi, stile mi, di vita mi, mi piacerebbe attività molto, attività fisica okay. adattata. In ogni caso, la prevenzione dell'oncologia, ad esempio, delle patologie oncologiche, anche con l'attività fisica, che sono dei lavori assolutamente interessanti che stanno venendo fuori. In ogni caso, io fin d'ora ti dico se qualsiasi percorso o idea che ti venga sei nostro ospite graditissimo, ti noi ti ringraziamo te, per grazie. il tempo che abbiamo passato insieme, l'importante è proprio l'efficacia di questa comunicazione, questo tuo parlare semplice che è sempre, mi è sempre piaciuto ma è piaciuto anche a loro. Grazie ti ringrazio tutte. anche grazie. da parte dei telespettatori, a te Carlo in regia.